Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Pokémon versione nera bianca Nuzlocke, sempre in compagnia di The Pokédark 97. Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Eccoci qua ragazzi, finalmente ci siamo. Siamo davanti a questo varco che ci condurrà nella via Vittoria, ultimo ostacolo prima della Lega Pokémon, ma prima qualche informazione. Allora, intanto Dark ha messo Duosion, giusto? Esatto, sì, Che che l'hai si chiamato? chiama Nucli, sarebbe tipo un nucleo, però gli ho dato tipo le finali, tanto per... Esatto. Esatto, perché ho visto che ci avete consigliato anche voi di inserire questi Pokémon, infatti appunto l'hai inserito, anche perché tu, se non sbaglio, non hai forse, oppure adesso sì, sei Pokémon, cioè, forse adesso Sì, ce l'hai tutti. adesso ho Ecco. 6 Pokémon, bisogna farli evolvere perché ho Exiu a livello 33 e Nucli a livello 31, quindi verranno allenati loro principalmente insieme a tutti quanti gli altri prima di entrare alla Lega Pokémon. Esatto. Poi, altra cosa, ci avete mandato una fanart, o meglio, l'avete mandata a Dark, chi è che te l'ha mandata? Taiga-chan, quindi grazie mille a lei. Grazie mille, eccola qui. Ed era fighissimo questo Zappi, appena l'ho visto, però è morto nella scorsa puntata. Per la seconda volta mi avete anche scritto Zappi e come Krillin, E insomma. quindi suppongo che questa fanart l'abbia fatta prima della morte di Zappi, pertanto mi ha anche scritto, ho dovuto mettere RIP, tanto No, per... che cosa brutta, ragazzi. Se non avete visto la seconda morte di Zappi, andatevi a vedere lo scorso episodio dove è successo davvero di tutto. Bene. A questo punto direi che possiamo iniziare, quindi ragazzi, come al solito, se lasciate un bel like, ci date la forza di superare quest'altro ostacolo, soprattutto a me, che io ne sto perdendo praticamente uno ogni due episodi. Quindi direi di iniziare, let's go! Vai, andiamo. Entriamo. Allora, adesso c'è Via da fare la Vittoria. cattura. All'improvviso ci troviamo alla via Vittoria, quindi... Sì, allora. Aspetta, ho letto uno dei tuoi commenti, Freik, che ti Sì. consiglierei di rispettare. Però Perché? allora, io ho visto che qui in base alle percentuali si possono trovare più Determinati Pokémon, Pokémon. però in questa prima parte, ad esempio, c'è un Pokémon che potrebbe interessarmi, quindi io penso che cercherò qui il Pokémon, cioè Deino, perché Esatto, Deino. Fraxur lo potrei trovare dopo, ma comunque ce l'hai già tu, non voglio avere il team, diciamo, simile, o comunque preferisco Effettivamente cercare un Deino. E è già saltato niente. fuori, vediamo un pochino chi Vediamo un è. po' anch'io, in No, caso. Durant. Ecco, se non dovessi trovare Deino, niente, via via via. Eccolo qui Durant, niente, via. Non lo voglio Durant. Non ce l'abbiamo fatta quindi. Nope. Niente, Vabbè, vabbè. Ok. fa niente, ci abbiamo provato. Comunque, anche perché comunque la squadra è abbastanza completa. Sì, ce l'ho abbastanza buona. Mi avete detto Lollipop, insomma, però dai, Lollipop non è male, soprattutto perché ha prepotenza, quindi... Se dovessi avere qualche problema con qualche attaccante fisico, ci sarebbe questa abilità molto molto utile. Ok, io sono salito e subito prima sfida contro l'allenatrice. Sì, io lo sto già battendo. Lei ha un Whimsicott come primo Pokémon. Allora, dunque, Whimsicott. Boh, mettiamo Blazer. Ok, allora, anch'io ad esempio con... aspetta, mega assorbimento, attenzione. Eh sì, infatti è super efficace. E sì, vediamo un po', vediamo un po'. Boom. Fuoco pugno, Niente, lui non gli usa faccio Raffica. molto. Va bene. Allora, ci saranno Switch. molti allenatori, quindi probabilmente Freik taglierà qualche lotta, non lo so, magari quelle che richiederanno un Sì. pochino di più tempo. Quindi Sì. non faremo il 100% della via Vittoria, perché si sa, in una Nuzlocke magari non è tutto da prendere sul serio come nella storia principale, e non è soprattutto una guida. Comunque, Sì, in ogni va bene. caso... Noi intanto... attenzione, Whimsicott che utilizza venti in coda, molto, molto Freik, tattico. dopo c'è Zebstrika comunque. Ah, dopo c'è Zappi. Ok. Ok. Va bene. Ho mandato giù Whimsicott. Adesso, anche se mi sono boostato con la velocità. Vediamo, adesso c'è Zebstrika. Sì. Sì. Non so se mandare di nuovo Swagdile o lasciare Fiorenz. Vabbè dai, lasciamo Fiorenz ormai. Sono anche boostato con la velocità, quindi... Io l'ho appena battuto, ho usato Fossa sulla zebra. E Zebstrika. direi che posso procedere con il resto della via Vittoria. Ok. Che comunque devo dire che ha Pokémon abbastanza alti come livelli.
perché già questa prima allenatrice Zeb Strike al 45, io ad esempio il Fiorenzo al 46 e... beh, non è male, non male. Ok, allora a questo punto direi di far così, mettiamo Swagdile. Peccato che ancora Swagdile non abbia imparato terremoto, sarebbe molto molto utile, però lo utilizziamo fossa, lo dovrebbe imparare fra un paio di livelli. Okay. Allora, io sono tipo in un'altra entrata della via Vittoria, sto già andando un pochino avanti, non lo so, andiamo un pochino. Ok, là c'è da usare surf, quindi la utilizzo, così prendo quella, non so se è una MT, però mi pare di sì. No, una caramella rara, però è buona, è comunque utile. Ottimo, ok. Okay. Allora, appena uscito da quella parte dovresti trovarti un tizio che ti spiega che puoi saltare tipo le pareti. Adesso vedrai. Allora, adesso curo un attimo. Io il supervivente l'ho usato? Ah sì, già l'ho usato. Ok, allora utilizziamo un attimo qualche cura. Qualche cura, una qui. C'ho paura a scendere da questa parte, dannata la vita. Aspetta un attimo. Magari mi riporta all'inizio, no, no, non ci scendo, dai. Ok, andiamo di qua. Ok. Ok, sì, di qua si sale tizio invece. Dove, come dicevi tu. Perfetto, io sto già battendo un altro fantallenatore qui. Sono diciamo in una in un'altra entrata della via Vittoria, ecco. Ti avviso che questo qui come primo Pokémon ha Stoutland, quindi boh, preparati il Pokémon. Allora andiamo di qua, andiamo di qua. Là c'è una bella Pokéball da prendere con Surf, che è la caramella rara. Ottimo, sì. Ok. E più o meno dove sono io, quindi ti conviene uscire, salire le scale e poi battere questo stesso allenatore. Allora, Blade al 34, Nucli al livello 32 e la prossima scelta sarà Scolipid. Quindi da Scolipid gli piazziamo in campo l'amico fidato Fez, che poi molti di voi mi hanno scritto hanno scritto sotto i commenti di Break, sono abituato a dire mi hanno scritto. Sì, vabbè, però se riferito a te è giusto comunque. Sì, sì, hanno scritto sotto i tuoi commenti di sostituire Fez con Rufflet, però ragazzi è davvero un casino sostituire adesso un Pokémon, mettere un altrettanto Pokémon scarso con un livello non superiore. Aspetta, che livello era Rufflet, se ti ricordi, Freak? No, non ricorderei mai, no. Ricordo che... Non ricordo se era più forte di Fez o più scarso. Vabbè, in ogni caso, se dovesse morire Fez, non esiterò a metterlo. Quindi, grazie comunque per il consiglio. Okay. Allora confitto il fantallenatore... Qui... Sì, praticamente qui anche questo Stockland è livello 45. Come dicevo prima, sono abbastanza alti, dobbiamo stare attenti. Comunque, sì, no? Più o meno i miei Pokémon si aggirano su questo livello. Su questo livello qui. Allora, che paura. No, no, non fa per me. Vabbè, questo tizio sta fuori. Proprio lì. Dico. Ah, dovrei salire. Vabbè dai, battiamo anche lui, così c'è un cintura nera. Comunque la via Vittoria che c'è qui a Yurima non dovrebbe essere molto complicata. Cioè è insomma una montagnetta da scalare, semplicemente. Somiglia tanto al Monte Vite più che altro. Ho capito. Va bene, vediamo. Allora, questo Scolipid ha utilizzato addirittura tossina sul mio Fiorenzo. Rullo duro. Ah, ok. Rullo, ah, però tentenno. Ma che mossa è rullo duro di nuovo? È stranissima, è un'animazione stranissima. Ma fa tentennare sempre? È una mossa peculiare di Cosola, come si chiama? Di Scolipid. Scolipid, sì. E che stavo dicendo? Per fortuna ho messo Fez, ho usato volo, quindi l'ho scampata bella. Mi ha attaccato solo una volta, però non ho tentennato, se non sbaglio. Lui ha resistito tipo con un PS e sta continuando a rulleggiare. Aia. No, lo sapevo, ragazzi. Cosa? Me la sono tirata malissimo, Break. Cosa? Che è successo? È morto Fez. No, Fez.
povero Fez. È morto Fez, me la sono tirata malissimo, sembra tipo, sembro te nell'episodio precedente. Ne parli e poi, vero? È verissimo, verissimo. Infatti basta, non parliamo più di nostri Pokémon. È tipo la gufata del secolo, ragazzi. Vabbè, comunque, sdrammatizziamo, mettiamo Rufflet e ciao, insomma. Mm-hmm. Allora, non voglio piangerci su perché è più che inutile. Non lo so, mettiamo Poseidon, dai. Mi ha fatto un Frana, capito? Quindi Frana, avevo già un pochino di vita sotto con Fez ed è andato giù. No. Vabbè, Frana in effetti è dura da sì. resistere. Poi soprattutto è super efficace, quindi sì. Era non potevo scampare, ecco, non la potevo scampare. Allora, io qua sto cercando un po' di evitare gli allenatori perché altrimenti sarebbero un po' troppi. Okay. Fatto. Quindi siamo 4-2, Freak. Eh sì. Bene, allora, un'altra è andata, possiamo continuare. Io sono accanto al tizio che non si vuole buttare e però volevo un attimo curare. Otto. Io sono salito ancora più in alto, c'è un'altra scalinata. Però non so dove mi stanno portando perché io non mi ricordo per niente la via vittoria di Unima. Ok, qua c'è un altro allenatore da battere, lo faccio subito appena vediamo, ok. Recupero questa cura totale. Io sto salendo. Ah, ok, sono dal medico. Direi di curarmi. O meglio, prima sfidarlo e poi curarmi. Così per i punti potenza, eccetera, sono a posto. Allora, okay, Gotorita. Ok, Gotorita, bene. Mi manca esattamente un piano per arrivare alla Lega, praticamente. Di già. Cioè, sono... Sì. Se riesci a salire quel piano in cui stai battendo il cintura nera? No, l'ho saltato e sono sopra dove c'è il medico. Perfetto. Appena sali un piano, sei dove sono io. Capito? Non siamo molto distanti. Cioè, è molto molto breve a quanto pare. Meglio. Meglio, okay. Meglio. Comunque, le vie vittorie, diciamo che a quanto pare, a quanto sembra, sono un pochettino più facili rispetto... Dalla quinta gen hanno semplificato in una maniera impressionante. A parte ricordo la seconda gen che era semplicissima. Non c'era nemmeno un allenatore, praticamente, perché li aveva battuti tutti i silver. Comunque, sì, anche questa... Se è così è abbastanza semplice, a meno degli allenatori che, come dicevo prima, hanno Pokémon abbastanza forti come livelli, però non sembra complessa. Non ci si perde, forse. Eh sì, forse è quello che... È la cosa migliore anche, perché onestamente rimanere bloccati, magari perdersi, dover utilizzare Flash, ti ricordi quando bisognava utilizzare Flash, altrimenti non si vedeva niente. Sì, era brutto. Okay. Abbastanza. Mi ha curato i Pokémon e andiamo avanti. Ma qua vedo che c'è una roccia, c'è bisogno di forza? Che altrimenti è un bel problema. No, non credo, no. Ok. Allora, usciamo da questa parte. Allora, qua mi sa che mi devo buttare per forza. Dove? Andiamoci da qua. Dal dirupo. Okay. Oh, vabbè, io ho appena battuto un altro fantallenatore qua. Blade 35. Sismitod. Ah no, c'ho l'ultimo Pokémon. Ho trovato il calcio. Saliamo di qua. Oh. Di qua. No, repellente ancora una volta è finito. No, aspetta. C'ho assorbipugno. Ok, non mi fa niente. Pensavo facesse più danno. Saliamo. Andiamo di qua. E su. Ok. Qua ci sono due porte, una a destra e una a sinistra. Ah, ok, qua okay. C'è cura totale. Poseidon al 50. Ok, vorrebbe prendere Nemesi. Nemesi è buona. Ni. Cioè, vedi, allora, un po' che... no, dai. Vedi un po' che fa. No, vabbè, non la faccio prendere, dovrei... ho anche mosse più importanti, effettivamente. Sì. Vabbè. Ok, qui c'è un tizio con il cappellino, saliamo di qua. Poi in caso questi allenatori, credo di essere alla fine. Aspettami. Questi qua sembra... Ok, ci sono. Sono alla fine, wow. Ce l'ho fatta. Sì. C'è un tizio, un ranger, forse si deve sfidare. Hai evitato tanti tizi in modo stealth, suppongo, vero? Sì, li batterò off camera. Qualcuno però l'ho sfidato, dai.
Comunque, io sono qua sotto l'arco e... oddio, è andato avanti da solo. Ok. Aspetta, ma hai presente dove c'è il tizio, il fantallenatore? Dove caspita mi devo buttare io? Lega Pokémon, ok. Io sono qua davanti, c'è stata tipo una transizione pazzesca. E quale allenatore? E il fantallenatore, tu... oddio, non so come spiegartelo, Freak. Devi andare... dipende da dove sei. Mi devo buttare dal dirupo? Però a destra, il più a destra di tutti, dovrebbe essere. Fatto. Dovresti essere su una piattaforma grigia. Ok, perfetto. Ok, da lì poi continui. Me lo sono ricordato, infatti. Ok, allora vediamo un pochettino che cosa c'è qua. Non vorrei subito magari entrare nella lega. No, allora tu entri. Allora, qui in basso, hai presente che ci sono due discese, due scale? Sì. Ok, la scala a sinistra ti porta in un punto in cui più avanti si dovrà catturare Terrakion. Quindi qua si fa tipo, si svolge l'evento di Terrakion dopo la lega. Ok. Quindi non importa per adesso. Uscito da questa parte, puoi procedere e andare dritto. Automaticamente ti incammini verso la lega Pokémon. Ma io sono già dentro la lega, Perfetto, allora ok. Pensavo... Bene. No, ti sto spiegando. Sto comprando un sacco di... robe adesso. E allora facciamo la spesa adesso. Facciamo la solita spesa, la spesetta. 15. 15 pozioni max, così. E allora, intanto curiamo i Pokémon. 14 ricariche, vabbè. Io devo depositare anche... Sì, devi depositare Fez, che purtroppo ci ha lasciati comunque proprio alla fine. Esatto, non ci è arrivato. Povero. Gli rimarrà proprio... La Lega Pokémon è la sfida più grande per ogni allenatore. Preparati meglio che puoi. Se perdi anche una sola lotta dovrai ricominciare tutto da capo. Ok, va bene. Credo che parlando invece con questo tizio al centro, ecco che mi parla senza nemmeno avvicinarmi, la Lega Pokémon è un luogo dove si misurano la bravura e l'ambizione. La regola è una sola: sconfiggere prima i Super 4 e poi il campione. Puoi sfidare i Super 4 nell'ordine che preferisci e se li sconfiggi tutti affronterai il campione. Fa attenzione però, una volta lanciata la sfida avrai solo due vie d'uscita: la vittoria o la sconfitta. Vuoi entrare? No. Allora, Freke, scusa se ti interrompo un attimo. Abbiamo Rufflet al 39, quindi praticamente Fez stava a livello 40. Mm-hmm. Siamo lì. Nucli a livello 33 e Blade a livello 35. Mm-hmm. Quindi sarà una cosa giustissima farli evolvere in off camera, quindi purtroppo non vedrete le evoluzioni in diretta perché... è più che normale, non posso entrare con i Pokémon così deboli all'interno della Lega. Quindi farò un allenamento speciale in off camera prima di entrare chiaramente alla Lega Pokémon e provvederemo a sconfiggere tutti quanti gli altri. Per il resto Poseidon 50, Rider 41, Blazer 41. Va bene, niente, diciamo che per oggi questa puntata è filata via liscia come l'olio. Sì. Insomma, vabbè, intendevo per quanto riguarda la via vittoria, non ci siamo persi, ecco, perché pensavo più che altro a questo. E niente ragazzi, se il video come al solito vi è piaciuto, lasciate un bel like e un bel commento per farci sapere la vostra. Noi nelle prossime puntate andremo a sfidare i Super 4, quindi saranno puntate imperdibili. Ragazzi, mi raccomando, continuate a seguirci. Noi per questo episodio vi salutiamo perché è tutto. Un saluto quindi a tutti quanti. Ciao ragazzi! Ciao a tutti!